con la poesia, classificatasi con al terzo posto, riceve la Coppa Dina Accardi, Angela Maggio. Non è presente? Squarci di luce filtrano e irrompono nelle buie stanze dei saturi nosocomi, offuscate illusioni, e avanzano ancora, lapidati da congiure, sputando lingue di fuoco, spente all'ultimo grido, ed è libertà, vita che trasuda speranze. Un manto stellare ricopre la notte, riveste le ombre e si diradano nella grande radura. Fanno spazio ai sogni, tutti quanti, i nostri sogni adesso sfidano come carri in maschera, puntano contro sfaccettature ed opinioni, inno alla gioia, ridenti orchestra e ombre che si dileguano per cedere il posto alla vita nuova e vera. Il cielo non è il nostro, ma il battito sì. C'è anche un altro omaggio da parte di un amico poeta, Mario Vastarella, che omaggia ai presenti e dopo magari se ne ha portati diversi, dopo magari vediamo un pochettino, li distribuiamo. Sì, Angela Maggio sta qua. Si aggiri? Tutto passa in diretta. No, che fai? In mezzo non lasciare. No, aspetta. L'emozione. Scusi, questa era la terza, vero? Aspetta un attimo perché ci sta una cosa. Non ti muovere. Angela, non ti muovere. Non ti muovere. Perché le prime tre poesie classificate sì, vanno anche attaccate con la motivazione. Alla poetessa Angela Maggio, la poesia Speranza le dà diritto al terzo premio nella sezione italiana. La motivazione. Definire momenti strazianti che lasciano tracce indelebili diventa difficile da raccontare. Non è facile, ma se una penna trova la mano giusta ed un cuore aperto, allora la magia si compie e tutto sfocia in una appetibile lettura. Versi coniugati che raccontano momenti tristi, ma la speranza non è rassegnarsi, ma la volontà di proseguire. Complimenti. Questa è roba che tocca a te.